Nel capoluogo umbro i lavoratori incrociano le braccia e scendono in strada per difendere uno dei marchi storici del Made in Italy. Alla Perugina di San Sisto sale la protesta per un piano industriale che prevede un taglio netto di circa un terzo degli operai al lavoro in quella che per tutti è la fabbrica del cioccolato. Lavoro, lavoro, lavoro! A Perugia si manifesta con le antenne alzate per captare cosa accade in contemporanea a Roma, intorno al tavolo convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sindacati ed enti locali umbri, grazie all'intervento del governo, ribadiscono la netta contrarietà ai licenziamenti e aprono una fase di 6 mesi per il monitoraggio della vertenza. Con cadenza periodica, tutte le parti saranno chiamate alla verifica degli accordi già presi nel 2016, con l'obiettivo di rilanciare la produzione. Sono previsti 364 esuberi, e diciamo che questa è una minaccia che va avanti da anni. Però siamo arrivati proprio al punto che hanno tolto produzioni, hanno tolto impianti e quindi è diventata reale. Io sono circa 31 anni che lavoro in questa azienda, ho fatto per 13 anni lo stagionale e il momento attuale è complicato, abbiamo perso delle produzioni importanti come caramelle, come biscotti. Accanto agli operai anche il parroco di questa zona produttiva ai margini di Perugia per allargare lo sguardo e riflettere sui temi della globalizzazione. Ci stavo molto meglio con il cosiddetto padrone di un tempo, molto meglio. C'era molto più capacità di dialogo, di relazione, potevi guardarlo anche in faccia, potevi dirgli anche una parolaccia, potevi anche trattarlo male, ma almeno parlavi con una persona. Adesso con chi parli?